tu avevi conosciuto Micol? Qualche volta mi No, pare. no, no, personalmente no. So comunque che, insomma, l'ho sentita, l'ho vista, E tu che hai bravissima. cominciato piccina anche tu come Micol, vuoi fare una domanda a Micol? Lei che è una, comunque nonostante la giovanissima età, si può dire che abbia seguito quindi da anni Rimasta ormai, i ferma nel genitori, sia tempo. un'attrice comunque sia di grande livello, quindi a lei che rappresenta il nuovo teatro, potrei chiedere ad esempio, non so se secondo lei il recupero delle tradizioni classiche, comunque della Magna Grecia, di cui la Calabria quindi è testimonianza con i vari siti, i reperti archeologici, i vari teatri, può paradossalmente, quindi il recupero del passato, può paradossalmente aiutare il teatro l'amore, può risvegliare l'amore per il teatro oggigiorno in Calabria? Ma il passato inteso come testi classici o come proprio patrimonio Sì, passato culturale? inteso come testi, ma anche come trasporto, comunque sia interpretazione nei vari siti della Magna Grecia, Vabbè, quindi comunque questo sia senz'altro, ma un teatro classico a tutti i livelli, su tutti i fronti. questo senz'altro, ma perché comunque sia recitare in posti che hanno una vita e un passato dove si sente questa presenza che purtroppo io ogni volta che vado in questi posti vorrei tanto poterli visualizzare, no? Adesso si fa in 3D questa cosa, però non è lo stesso. Tu entri e senti tanta energia, un'energia magica, una sensazione anche molto sottile che però ti penetra dentro e ti aiuta, ti coinvolge anche quindi portando testi classici, riproponendoli nei teatri dove si svolgevano all'epoca, io credo che comunque sia non solo porti il pubblico a conoscere a livello culturale patrimoni, che in questo caso siamo in Calabria, ma questo vale per tutta l'Italia, e credo anche avvicinarli al teatro. Infatti, grazie comunque, in bocca al lupo per stasera. Benedetto, Crepi, grazie crepi. infinite, Vieni a grazie del trovarci. tuo tuo contributo contributo. e della Bene. tua passione per il Ciao. teatro. Ciao cara. Ciao Ciao, bene, ciao, ciao. tesoro. Simonetta Potolicchio, a proposito di bambine prodigio, anche tu hai cominciato molto presto. Sì, ho cominciato presto, ma non da bambina. Ho iniziato, diciamo, un'età a 20 anni, come iniziano, Proprio non prestissimo, non certamente. prestissimo, Ferma il diciamo tempo. un'età normale. Ferma. Di solito si inizia Benissimo. c'è chi inizia appunto dopo la maturità, quindi sono 19, 20 anni, più o meno è quella Andiamo l'età. direttamente alle canzoni. E Quindi si frequenta l'adolescenza una è ormai scuola di abbastanza. teatro e poi incomincia l'avventura. E tu eri la corifea, abbiamo detto, nel lavoro. E in Grazie a lui questo girava coro, così infatti qui caldo. volevo chiamare in causa il regista ancora Sì, una volta, eccomi. questo coro ha delle citazioni Io che non so se facciamo in tempo il ottocentesche. 12, che quelli Come mai? devono averli il 12, quindi il giorno dopo se arrivano almeno si mettono Allora, davanti al il teatro. coro Poi ha una Sarsina, valenza poi c'è fondamentale, Pietra perché il Bondone, coro, poi come sempre, nella c'è tragedia la Mezza greca, Terme, ancora di vabbè, più in non avevano Euripide, anche tanto se è stato bisogno, appunto, la poi Mezza da me Terme, il poi Rimo c'è dell'Ato, Segesta e è Pitti. una testimonianza reale. Non funge semplicemente da commento, ma è una testimonianza. Normalmente nelle tragedie greche è rappresentato la parte più vulnerabile della società, normalmente vecchi, normalmente donne, perché all'epoca chiaramente era la parte più vulnerabile. Ad esempio nell'Orestea noi abbiamo un coro di anziani, però questi anziani che hanno mandato appunto i figli a combattere esattamente la guerra di Troia. Nel Filottete abbiamo un coro poi di fatto di marinai, per cui comunque E poi il coro dei vecchi il tebani coro dei vecchi tebani nell'Edipo, nell'Antico per cui tutta una serie di elementi però legati appunto alla parte più vulnerabile, le troiane, ovviamente le prigioniere, Filottete è stato esattamente. un grande pambiere in Filottete con la regia di Sì, di Pagliaro, Neoptolemo, sì. Neoptolemo, Esattamente a sì. Ma Siracusa. quella è Sì, un'edizione che si ricorda ancora, Walter perché Pagliaro era. con Giulio Brogi, e io Sì, non ne ho manco ma una. soprattutto il coro cantato con le musiche di Annichino,
bellissimo. Ma pensa, incontro ancora attori siciliani che facevano parte del coro, che mi ricordano i pezzi, si mettono a cantare i pezzi del coro. Del Filottete. Ci è rimasto dentro. Battemmo strepitosamente l'altro spettacolo. Eccolo allora, a Siracusa. C'era Squarzina con l'Oreste, ma è perché era proprio bella, affascinante. Simonetta, tu canti molto bene anche tu e anche Valeria e anche Damiana. Avete cantato meravigliosamente, avete fatto da controcanto alla grande interpretazione anche di Maria Letizia. Diciamo Borga. Che nello spettacolo il controcanto lo fa più che altro Damiana. Damiana formidabile. Sì, sì, sì. E il rapporto col canto per te? Beh, in alcuni spettacoli ho cantato, ho fatto degli spettacoli musicali, canto ovviamente, non sono una cantante, ma ho fatto lezioni di canto, però non in questo spettacolo. Comunque, auguri a Simonetta, passiamo a Damiana adesso, auguri a Valeria, grazie. Bravissima, con i loro occhi profondi, penetranti. Sei microfonata, quindi... Posso parlare, questa sera ballano molto i nostri microfoni. Perché, che cosa, quando tu canti, cosa parte da dentro di te? Beh, ti posso dire intanto in questo spettacolo, il fatto di essere coreuta e quindi anche di cantare mi riaggancia moltissimo alla tradizione, anche perché il coro cantato ha una potenza immediata e arriva dritto al cuore delle persone, perché la musica comunque è molto più immediata. Poi in questo caso mi è piaciuto moltissimo lavorare con Letizia, perché le nostre voci si accordano perfettamente, anche perché poi in particolare il canto libanese è molto accordato con noi che siamo le Fenice, perché la Fenicia era l'antico Libano, cioè l'attuale Libano e la Libia. Esattamente. Quindi noi comunque sia rappresentiamo lo straniero che assiste e quindi tutto il Mediterraneo che fa parte anche del dramma di Edipo. Voi rappresentate il Barbaros. Ah sì, quindi è molto bella questa cosa del canto e riuscire a farlo anche in un'altra lingua, e anche interpretandolo con Giocasta ci permette di entrare subito in armonia con lei. Infatti anche, c'è anche un altro canto che noi facciamo in accordo con Giocasta, che faccio io, che è una Nina Nanna calabrese. Molto bello, perché poi oltretutto Giuseppe Argirò, scusami, dimmi Simonetta, dimmi. Che, mi è piaciuta questa cosa che hai detto, voi cantate, no? Perché in realtà lei è talmente coinvolgente, insieme a lei, sono talmente coinvolgenti che sembrava che cantassimo tutte. Sì, ma molto noi bella non cantavamo cosa. Nello spettacolo. Beh, sì, e certo. Quindi mi piace molto questa cosa. Canto solo io. È bellissima questa cosa. Sensazione che cantavamo. Allora va bene, perfetto. Io ho avuto l'esatta precisa sensazione che cantassi. Raccogli in te tante voci. Un coro polifonico, è bellissimo. Sì, a cappella. Grazie. A parte le squisite, puntuali percussioni. No, però bisogna dire anche che comunque come sono stati montati i cori, che li ha sempre montati Giuseppe, sono stati montati in un modo molto a metà tra il musicale e il recitato, quindi comunque sia potremmo dire anche che cantiamo. Dramma in musica. Sì, dramma in musica. Per ricollegarmi a quello che mi avevi chiesto prima, in realtà ancora non avevo risposto, perché la scelta del coro anche rispetto ai costumi, ma la scelta anche dei costumi un po' dello spettacolo, è perché appunto il coro in questo modo, sicuramente perché dentro ci sono delle citazioni drammaturgiche che vanno da Chekhov appunto a Ibsen, e per quanto riguarda invece il lavoro su Giuseppe, anche con Nicole, Strindberg assolutamente nella claustrofobia familiare, e anche Beckett in rapporto a degli elementi che potrebbero essere Clowendam piuttosto, quindi appunto Strindberg che... il pellicano possiamo, ma anche Danza anche, di Morte ad esempio morte. Oppure Waiting for Godot per quanto riguarda Beckett, o Endgame nel rapporto che appunto loro hanno, una scena nella scena anche loro tra... che hai scritto tu poi assolutamente qui. Una scena che io ho rielaborato tra Edipo e Giocasta, che non c'è assolutamente, che potrebbe essere il plot iniziale per un'altra struttura e quindi per un altro testo il punto di partenza. Per quanto riguarda il rapporto col canto è innato credo nel testo, è innato anche nel mio modo di pensare il teatro, e anche e soprattutto in questo caso la tragedia è anche epica, canto del capro è anche epica, e canto però un canto che non è legato semplicemente all'emotività della partitura musicale, quindi del tema melodico, ma è
è legato anche alla narrazione, per cui una narrazione musicale, un racconto degli eventi in musica. In questo caso mi sono avvalso anche della voce straordinaria appunto di Maria Letizia, della voce bellissima anche di Damiana, e poi di quelle che sono poi le voci anche del recitato, per cui anche i cori sono cori che vanno dal recitativo appunto al cantato, però che trasmigrano cantando anche come stile, perché da una parte abbiamo una scansione ritmica che potrebbe essere molto moderna e molto giovane, per cui ricorda addirittura quasi un po' il rap, altre volte invece ha una tessitura melodica leggermente più articolata, altrimenti ci sono delle modalità un po' più legate al contrappunto piuttosto che ad altri momenti appunto di musicalità, però indubbiamente la musicalità serpeggia in tutto il testo e anche nella recitazione appunto degli attori, perché ci deve essere comunque questa legatura appunto costante. Per quanto riguarda appunto nasce prima la musica della recitazione, esattamente. Le nove muse nascono da quello, quindi sì, è anche la scelta musicale che hai fatto. E anche la scelta musicale che ho fatto, Maria Letizia giustamente mi viene in aiuto, è vero, la scelta musicale anche di quelle che sono le musiche di contesto, comunque che sono di sottotesto, poi di fatto invece diventano degli elementi proprio sui quali lavorare, per cui la voce dell'attore si impasta. Scusami, lei cantava in arabo? Sì. Un canto libanese. Quindi tu cantavi in arabo. Sì, e anche lì c'è una necessità, la contaminazione di stili, la contaminazione di lingue, non è un fatto casuale, è la volontà di esprimere anche una volontà mediterranea, è la volontà di esprimere appunto questo rapporto con la civiltà greca, però che è anche civiltà contemporanea, che però è anche meridionalità e in questo caso è anche calabresità, perché no? Proprio ecco, perché i rapporti atavici ancestrali con questa terra si esprimono perfettamente attraverso la tragedia, attraverso e Tiresia, la lingua di la Tiresia ne è una rappresentazione. La citazione di Tiresia, eccolo qui.